Giovanna, e naturalmente Gerardo, e siamo i genitori di Chiara, una principessa fantastica che ho avuto l'onore di mettere al mondo, lo dico forte e chiaro. Faccio una premessa, voglio ringraziarvi perché se Chiara è venuta al mondo, se Chiara ha vissuto, lo devo anche a voi, soprattutto a voi, lo dico anche perché naturalmente il primo posto c'è Dio, e poi io ti chiamavo angeli sulla terra, perché ho detto voi siete i miei angeli su questa terra, è la verità, quindi io vi ringrazio tanto. Chiara è una piccola principessa che a ottobre l'anno scorso mi hanno detto che era incompatibile con la vita, perché a 3 mesi, quando si fanno i test genetici, ti dicono alla trisomia 18, quindi facciamo l'aborto terapeutico, ma anche no, non faccio nessun aborto terapeutico perché l'abbiamo voluta, cercata, e come dico sempre un figlio lo accetti così com'è, cioè non è che se... Una volta mi hanno detto, un amico mi disse, vabbè però tu la fai soffrire. Anche gli ho detto, naturalmente sto parlando di una nipotina, perché c'ha 2 anni la figlia, ma se tua figlia ad oggi scoprissi che c'ha una malattia rara, che fai, la batti? Perché non va bene? Quindi la porto avanti. E veramente mi ha fatto scoprire la forza. Io non avevo molta forza, però poi arrivavo là e la guardavo e dicevo ok. E scoprire l'associazione per me è stato un privilegio, peraltro un caso. Devo dire la verità, perché tu giri su Facebook, guardi, poi venendo da Salerno, dici vabbè. E quando li ho scoperti, in realtà per loro non è stato un feto, ma è stata Chiara fin dall'inizio, ed è stata accolta, custodita. Una cosa che ci tengo tanto e sono contenta che siamo qui a Caserta, non vi racconto tutto di Chiara perché potete immaginare, diciamo, un pochino, un po' anche perché per me è difficile ora. Però sono stati 3 mesi bellissimi e sono contenta che si possa aprire un hospice in ogni parte d'Italia, perché io dico, io e lui abbiamo avuto la fortuna di incontrare voi, ma anche forse la possibilità, no, eventualmente di poter stare a Roma, un affitto di casa, Anna sa tutte le difficoltà, e dico sempre, ma se un'altra famiglia non può o non potesse affrontare tutto questo. Quindi avere un hospice in ogni città, in ogni ospedale, vorrebbe dire dare vita a tanti bambini. Quando ho portato avanti la gravidanza di Chiara è perché ho sempre pensato una cosa. Ci sono delle patologie che tanto tempo fa, no? Poi il professore mi può correggere, come la sindrome 21, no? Che si dicevano incompatibili qua, a destra e a sinistra, però poi è andata avanti, i genitori l'hanno portata avanti fin quando ad oggi ci sono tanti bambini che vivono, ok? E fanno una vita bellissima, no? Amati. Allora ho pensato una cosa, mia figlia c'era la trisomia 18, chissà se un indomani, invece di essere 3, 4 bimbi, 5 bimbi, 10 bimbi, ne sono tanti quanto ad oggi ne ha la sindrome 21 o ad altre sindrome. Quindi chiaro è questo. Chiara ha dato la possibilità a gemelli, lo dico ad alta voce perché ne sono orgogliosa, sia orgogliosa a figli che fanno il tema bello, l'università bella, il 110 e lode, io sono orgogliosa di mia figlia perché ha superato delle operazioni che bimbi sani, questo Anna lo può confermare che qua davanti, non le hanno superate, ok? Quindi ha dato, come si dice, una mano alla scienza. E quindi spero che possa essere d'aiuto e supporto naturalmente a tante famiglie a cui dicono tua figlia c'è la trisomia 18, quindi mi fai l'aborto terapeutico, no. Chiara è vita e lo sarà ancora ad oggi. Qua sotto vedrete degli scatoli, degli scatoloni. Dentro ci sono una serie di doni, i vestitini per il battesimo, cappellini, Dudu, fa mandare fantastici Dudu, con cui dormo la notte, dico la verità, e anche Cinzia che da qualche parte ci dorme con il Dudu di Andrea, che è il fidanzato di Chiara, dovete sapere che loro si sono fidanzati in Tin, ok?
e ora si sposeranno gli Sogni Cieli. E sono le Coccole di Chiara, è un progetto che è nato dal primo giorno, quando abbiamo avuto assistenza e supporto ai gemelli, anche quando non si trovano i cappellini, quando non c'erano, sai, sono piccolini, sono taglie molto piccole, non tutte le aziende le fanno, e quindi abbiamo detto perché non dare agli altri quello che Chiara ha avuto. E spero che questo progetto prenda sempre più vita, e perché possa naturalmente dare una coccola a tutti i bimbi e anche ai genitori, e soprattutto ai papà, perché come ha detto l'altra ragazza, dice, i papà sono quelli che effettivamente stanno dietro, noi siamo, sai, andiamo avanti, però loro sono gli eroi dei nostri figli, anche lì dove non ci sono più sono i nostri eroi. E quindi non so, vedo delle pance e, ogni mano sulla pancia è un dono, e filmatele, io ho fatto dei video alla pancia ed è bellissimo, perché ogni tanto vedi questo movimento, questo salto, e tu dici, ah, che bello questo sacrificio che sto facendo, perché senti dentro di te la vita che cresce. E la mano sulla pancia, perché quando lui metteva la mano sulla pancia, Chiara si calmava. Allora la sua mano sulla pancia calmava Chiara, e quindi i papà devono mettere la mano sulla pancia, perché così naturalmente si vive insieme questa esperienza bellissima, un amore senza fine. E basta.